Patriarca, se fosse così me la deve leggere. No. No, allora è un errore, è semplicemente favorevole, ok. Scusi, ma siccome sì. Ho una prescrittura sul fascicolo, bene. 11.61 Colonnese. Colonnese contrario. 11.62 Gregori contrario. 11.63 Nicchi contrario. 11.64 L'Orefice contrario. 11.200 Condizione della bilancio. Favorevole, e se mi consente vorrei riprendere l'emendamento accantonato 11.57 Russo con parere favorevole. Grazie. Allora, governo. Conformi i pareri. Grazie. Allora, 11.50 Mantero, chiede di parlare onorevole Silvia Giordano, prego. Dichiaro voto favorevole. Bene, a titolo personale onorevole Mantero. Sì, con questo emendamento chiediamo di non destinare il maggiori 2 milioni di euro aggiuntivi al fondo AGEA, non perché riteniamo sbagliato il fondo AGEA, ma semplicemente perché pensiamo che abbia un intento diverso rispetto a quello della presente legge, ovvero il fondo AGEA è fatto appunto per l'acquisto di prodotti per gli indigenti, vengono fatti dei bandi e ogni anno vengono acquistati un certo quantitativo di prodotti, ad esempio sono stati acquistati l'anno scorso 4 milioni di euro di prodotti per l'infanzia, 3 milioni di euro di biscotti per l'infanzia, 3 milioni di euro di olio di semi, 4 milioni e 3 di patate di pomodoro e così via. Quindi sono prodotti che sono destinati agli indigenti, ma non si va a disincentivare il riutilizzo, lo spreco alimentare. Quindi il fondo AGEA è giusto che ci sia, ma non dovrebbe essere compreso in questa legge. Grazie. Grazie onorevole Mantero. Metto in votazione l'emendamento 11.50 Mantero, parere contrario Commissione e Governo. È aperta la votazione. Forza colleghi, fate attenzione. Colonnese Di Vita. Bene, di qua, Sgambato, Pastorino, Sgambato ha votato, Pastorino? Sì? Allora è chiusa la votazione.